Eccoci qui, finisce qui Lazio-Milan 2-2. Peccato perché la Lazio ha fatto un ottimo secondo tempo, memore del Milan che si è abbassato tanto. Peccato perché comunque, allora, analizziamo la partita. È un buon punto perché comunque Milan si è visto che se appena entrano in campo i campioni la partita cambia, anche se la Lazio era molto stanca, avendo fatto uno sforzo per appunto recuperare il risultato, passando addirittura in vantaggio in pochi minuti. Allora, il primo tempo la Lazio non ha fatto un buon primo tempo, inizia forte a Lazio, subito un'azione con Dia che sta per segnare, peccato, Pavlovic migliore in campo del Milan, salva sulla linea, e poi la Lazio, dopo il vantaggio del Milan, il Milan si diventa più squadra, riesce a creare azioni da gol importanti e purtroppo la Lazio si abbassa, memore dell'ottima pressione del Milan, e il Milan comincia a creare occasioni da gol e la Lazio non riesce più a uscire. Poi dopo metà primo tempo comincia a uscire Tavares, che ha fatto una grandissima partita, spero non si sia fatto niente, però è uscito coi crampi dopo 89 minuti, penso sia anche normale. Tavares migliore in campo oggi insieme a Tadi, Dia e anche sì, Italia di Anqui 3. Il secondo tempo la Lazio è un'altra squadra perché comunque è più reattiva, è più cattiva. Allora, bisogna dare il merito a Baroni che ha fatto bene i cambi, ha fatto uscire Lazio, i peggiori in campo, c'erano pure i peggiori in campo, la fascia destra oggi non si poteva guardare. Sono usciti loro, la Lazio è cambiata perché comunque le distanze erano molto più ravvicinate, la fisicità era maggiore, quindi c'era molto più possibilità di creare su quella fascia, non solo che quella a sinistra, e si è visto che comunque Maro si è tenuto molto meglio rispetto alla Zero Cafor, che fisicamente la Zero non è questo gigante. E poi la Lazio comincia a giocare, ma inizia a entrare in partita uno Tavares, che ha fatto due assist importanti, uno per Castellanos, poi dopo pochi minuti Boledia che anticipa Paolo, da attaccante vero. Lo aggira alle spalle e poi si è del vantaggio del 2-1, che poi purtroppo non è rimasto tale fino alla fine della partita, purtroppo. Poi il Milan, dopo quel gol, la Lazio era molto stanca, si vedeva. Romelu Guendouzi era sulle gambe, avrei fatto anche un cambio al centrocampo perché comunque Guendouzi era arrivato con corto di benzina. Stesso caso Romelu, tant'è vero, ci ha avuto anche lui i crampi nello stesso momento in cui ha avuto i crampi Tavares. Però non si siano fatti male, meno male c'è stata la pausa, almeno ripresiamo un attimo perché la Lazio ha avuto uno sforzo fisico importante in questo secondo tempo per recuperare il risultato. Per quanto riguarda poi Sax, entrano molto bene, entrano bene pure Marusic, ha fatto una discreta partita Marusic, e delle bacinose sono i punti interrogativi perché non hanno fatto chissà che, ma hanno avuto anche pochi minuti per, diciamo, per mostrare le proprie qualità. Detto questo, la Lazio ha fatto una buona partita nel secondo tempo. Il primo tempo non è stato un granché, il Milan ha letteralmente dominato dopo il gol del vantaggio e sono molto contento perché dopo anni e anni abbiamo ritrovato, facendo i famosi scongiuri, un terzino sinistro di fasce che ha fatto una grandissima partita perché ha arato la fascia bene in fase di marcatura, che ha salvato un gol. E appunto anticipando Okafor, poi due assist importanti serviti bene a Zaccagni, che purtroppo ha sul gruppone un gol sbagliato nel possibile 3-2. Ragazzi, la Zaccagni deve segnare, la Zaccagni deve segnare, non ci sono dubbi, la deve segnare davanti al portiere. Magnan era dove soltanto per il piatto e mette all'angolino, perché la Lazio meritava nel secondo tempo di vincere la partita per lo sforzo fatto. Io veramente spero che questa squadra possa, diciamo, possa ripetere questo grande sforzo fatto nel secondo tempo, perché la Lazio ha delle buone qualità, nonostante una società che ha cercato in tutti i modi di sfracellare una squadra, vedi il mercato di fino a ieri imbarazzante con un arrivo di Froluscio e purtroppo con la cessione di Casale, meno male, e di Cataldi, che non avrei mai fatta perché se meno deve prendere Froluscio, non l'hai fatto, quindi pure Totto ci sono un centrocampista in meno per le rotazioni. Detto questo, tutto per la Lazio, niente per l'Udito, perché non si merita niente lui, solo contestazioni, ma la squadra ha sudato, la squadra avrà sempre il nostro rispetto e avrà sempre il nostro massimo supporto.
perché oggi la squadra con i limiti ha dimostrato di potersi a giocare alla pari col Milan, che in questo momento è in difficoltà, ma ha saputo lottare con il Milan a darvi pari. Questa è una cosa molto importante. Ora poi andremo a Verona, partita importante, sono 3 punti che devono essere presi e messi in cassaforte subito, devono essere messi in cassaforte subito. Detto questo, sempre Forza Lazio, speriamo che non regalo perché fra un'ora faccio 23 anni. Detto questo, sempre Forza Lazio, bravi ragazzi, peccato, mancano un po' di lucidità agli ultimi metri, peccato, però una grande reazione. Continuiamo così, che se noi continuiamo così possiamo avere tante soddisfazioni quest'anno. Ciao ragazzi, buona serata.